E vorrei chiedermi una cosa a tutti quanti, una cosa un po' particolare. Vorrei che al mio tre tutti quanti gridiamo insieme: io non mi ammazzo. Uno, due, tre. Io non mi ammazzo! È una liberazione, è un atto proprio liberatorio, e noi sbattiamo in faccia a chi ci sta riducendo in questa maniera, a chi sta pilotando questo aereo e lo sta facendo precipitare, visto quello che è successo in questi giorni. A Roma, come a Palermo, non è soltanto un grido così di liberazione, ma è anche fare capire che questa cultura della finanza, questa cultura che ormai vede soltanto nel profitto l'obiettivo finale, sta strangolando le famiglie, sta strangolando gli imprenditori, sta uccidendo i commercianti, i lavoratori, e noi non ci stiamo, noi ci siamo rotti i coglioni di tutte queste cose qua. Noi vorremmo ritornare a una cultura dell'imprenditoria, una cultura positiva, una cultura che crea occupazione perché fa girare moneta. L'imprenditore produce, il commerciante vende, il lavoratore compra. Ora tutto questo lo stanno distruggendo nel nome di una sola cosa: le banche. Nel nome del business, nel nome degli affari, nel nome del profitto, come dicevo prima. E noi dobbiamo ringraziare Pippo e Scoppia, perché ci hanno messo la faccia, perché ci stanno dando la forza, e questa forza ce la dobbiamo prendere, di andare a gridare in faccia a questi che ci stanno ammazzando, che noi non ci stiamo. E non lo possiamo fare soltanto come gruppo parlamentare, come Movimento 5 Stelle, ma lo dobbiamo fare come cittadini prima di tutto, perché soltanto un cambiamento è la cura di quello che sta succedendo, e soltanto i cittadini possono pilotare questo cambiamento. Quindi il motivo per cui siamo qua a Scordia oggi è questo: cercare di far uscire da questa assemblea, poi vi spiegheremo come si svolgerà questa assemblea nel dettaglio, cercare di far uscire due cose fondamentalmente: fare capire che ci sono gruppi di cittadini che non ci stanno, che si sono rotti le scatole e che non si ammazzeranno mai per dare sazio a questi pazzi che ci stanno distruggendo, e che i cittadini stessi sono in grado di portare avanti dei temi che vorrebbero uscissero da questa assemblea, innanzitutto in assemblea regionale, ma possibilmente anche oltre, per riuscire a iniziare questo cambiamento. Senza queste cose qua, senza questo processo che viene portato dal basso, che viene portato avanti dai cittadini, tutto questo non ci sarà, non ci può essere. Quindi dobbiamo riappropriarci tutti insieme di quelle che sono le nostre idee, portarle avanti e cercare di far cambiare finalmente innanzitutto la nostra isola, che in questo momento forse è al punto più basso della sua storia, e il governo nazionale, che in questo momento è nel punto più ridicolo della sua storia. Io ora vedremo un video che illustrerà il concetto del mio non mi ammazzo, e poi passerò il microfono a Pippo Barresi. Ragazzi, la cosa importante di oggi è che riescano a uscire da questa sala idee. Dobbiamo ritornare a quello, dobbiamo ritornare alle idee, dobbiamo ritornare al progetto che parte dalla base, dobbiamo ritornare a proporre temi che come gruppo parlamentare all'AS possiamo portare avanti nei prossimi 6 mesi. Grazie. E dopo una grande esperienza in Germania negli anni 80, dopo 8 anni in Germania, ho deciso di ritornare nella mia madre terra, la Sicilia, bellissima terra. E ho aperto una piccola attività commerciale in questo parco. Chi ha deciso così? Diciamo che adesso le cose stanno cambiando, sono cambiate. Io speravo di trovare un tale diverso da quello che ho lasciato. E quindi in tutti questi anni ho lottato in silenzio finché ho potuto. Ho lottato in silenzio finché non ho capito che con il silenzio si muore. Allora crederò finché avrò voce che io non mi ammazzo. Come dicevo prima, mi chiamo Pippo Barresi, è un lavoratore e prima ancora padre e nonno di famiglia, che dichiaro apertamente di non riuscire più a pagare con i miei in casa tutte quelle tasse che lo Stato mi chiede. Mi appello ai principi dello stato di necessità e della capacità contributiva, proporzionale al proprio reddito, stabiliti rispettivamente dagli articoli 54 del codice penale e 53 della Costituzione.
per legittimare il mio rifiuto categorico di continuare a contribuire attraverso le tasse alle spese per il mantenimento dei privilegi della classe politica che ci governa, vera protagonista di questa crisi economica. E scaricando le proprie responsabilità verso le categorie più deboli, in particolare piccoli commercianti e artigiani. Tassa dopo tassa ci hanno portato allo stremo e oltre, spesso inducendoci a pensare seriamente al suicidio. E questa è l'accusa maggiore che faccio ai vostri governanti, induzione al suicidio. In questi anni ho cercato di pagare le monete che sono quadruplicate, ho cercato di pagare le tasse comunque quadruplicate, ho cercato di mantenere in vita la mia attività portando al minimo i costi di gestione e riducendo le mie entrate perché costretto ad abbassare i prezzi nonostante l'IVA per mantenere la fine. Di conseguenza ribadisco apertamente di non poter più pagare ulteriori tasse. Non sono un delinquente, non sono ladro e non voglio essere nella sorte. Ma davanti a una politica che continua insensatamente a mantenere i privilegi e i costi sproporzionati, vergognosi e rispettosi nei confronti di tutti i lavoratori di questo paese, inizio questa protesta economica appellandomi ai due sopracitati principi. E quindi, essendo cittadino italiano, esigo che lo Stato si faccia carico della mia condizione familiare. Per questo ribadisco, e non finirò mai di dirlo, io non pagherò mai più i vostri privilegi e non mi ammazzo. Io non pensavo mai di arrivare a questo punto. Io ho iniziato una battaglia mia personale, ma precisamente non so dove andrà a finire. Molto probabilmente mi perseguiteranno, verranno a togliere la casa, dovranno lottare per questo punto. Non glielo do tanto per dire. Io non voglio essere una vittima sacrificale, però con questo messaggio, grazie anche al blog di Beppe, ho voluto mandare un messaggio a tutti gli italiani e vi posso assicurare che, essendo diventato il catalizzatore di tutti i suicidi d'Italia, mi taggano in tutti i suicidi. Ormai sono diventato un cimitero di mente. Cioè persone che si ammazzano tutti i giorni perché non possono pagare le tasse. Perché quando arrivano a casa non possono, non hanno il coraggio di guardare i propri figli in faccia perché, per dire, purtroppo oggi non sono riuscito a concludere niente. Da questo poi è nato un hashtag che avete, credo, la maggior parte conoscono. Io non sono un buon oratore, sono semplicemente un padre di famiglia, quindi mi hanno scritto un pochettino quello che è il mio pensiero. Grazie a questa situazione e grazie alla famiglia del Movimento 5 Stelle, una famiglia bellissima, siamo riusciti a coinvolgere un po' tutta l'Italia. Nunzia nel testimone è stata proprio a Roma. C'è addirittura un siciliano di Catania è riuscito a mettere il Veneto insieme alla Sicilia, pazzesco, era impensabile qui. Quindi vi leggo quello che è il mio pensiero. Questo è un periodo particolare della mia vita, alcuni mesi fa ho messo una mia foto con un hashtag, io non mi ammazzo. Seguito poi da una mia lettera con cui spiegavo i motivi della mia protesta appellandomi agli articoli della Costituzione. E a distanza di poco tempo tutto questo è diventato virale, propagandosi in modo impressionante attraverso il web, con molti attestati di solidarietà da parte di migliaia di persone che mi esortano a non mollare. Tutto questo purtroppo mi dà la conferma che c'è tantissima gente che è allo stremo. Sono diventato, come dicevo, il catalizzatore di una situazione sociale diventata insostenibile. E credo sia arrivato il momento di riprenderci quella dignità che ci spetta come esseri di questo mondo. Sarà molto difficile finché governeranno una banda bassotti e company. Ma io sono un sognatore che non si arrende, come tutti voi, come noi, come quella meravigliosa famiglia che è il Movimento 5 Stelle. Io ho paura, sì, paura. Una paura che attanaglia milioni di persone ad una reazione contro uno Stato parassita. Questa paura l'ho vissuta in prima persona quando sono stato a Roma
per incontrare i due comitati che si spendono tutti i giorni per cercare di dare sollievo a migliaia di persone in cerca di una soluzione alla perdita della casa, del lavoro, ma in primis alla propria dignità. Il coraggio, secondo me, non è l'assenza della paura, ma è il trionfo su di essa. Ed io, come migliaia di altri cittadini, siamo costretti ad essere coraggiosi per salvare i nostri figli da un declino al quale questi mafiosi si stanno condannando. Il mio appello è rivolto a tutti coloro che credono in quello che stiamo cercando di ottenere. Uniamoci per condividere lo stesso percorso. Il Comitato per l'Equità Fiscale di Desenzano del Garda, di cui vi accennavo prima, il Comitato Commerciante ed Artigiani di Scordia, con il conforto del Comitato di Forza dei Consumatori, che ha prevalentemente avvocati, notai, commercialisti, sta cercando di dare una mano a persone che non possono permettersi di pagare i professionisti, e questo lo facciamo tutti i giorni. Io poi chiedo di aiutarci ad aiutarvi. Non mi arrogo la presunzione di dirvi come, ma così non si può più continuare. Tutto ciò non può avvenire attraverso i tasti di un PC o attraverso attestati di solidarietà sul web. Mobilitiamoci per lottare. Le libere professioni, al pari delle imprese, sono ormai ridotte in condizioni di povertà. Mai avrei potuto immaginare di partecipare a uno sciopero, diciamo così, a una dimostrazione da parte degli avvocati. Chi non se ne presenta? Cioè avvocati, persone che hanno sudato una vita, mantenuti da gente che mangia terra e pane, riescono ad avere una laurea, riescono a laurearsi e poi devono fare uno sciopero perché non possono pagare più la cassa previdenziale. È pazzesco. Quindi dicevo, le imprese, come professionisti, sono ormai in condizioni di povertà per una fascia sempre più ampia, e ciò anche a causa del vergognoso carico fiscale previdenziale che rappresenta il 70% del fatturato. Dobbiamo trovare insieme la forza, la capacità e il coordinamento per poter dire basta e supportare alla protesta veemente le proposte a sua volta sostenibili e tecnicamente valide. Questo lo dobbiamo alle future generazioni, cui dovremmo rendere conto. Lo dobbiamo alla nostra vita fatta di sacrifici in mano. Io credo che uniti si può. La gente aspetta un segnale, aspetta qualcosa. Tutto questo, insieme all'associazione Io Non Mi Ammazzo, stiamo cercando di portare avanti per far capire l'importanza di un disegno di legge che è passato dalla Regione Sicilia, di cui ringrazio, sull'impignorabilità e sul reddito di cittadinanza. Abbiamo qui la prima data. I tre comitati, quando ci siamo riuniti a Roma, erano scettici nei confronti del Movimento 5 Stelle, come scettici per quanto riguarda tutti i partiti. Ho avuto il piacere di presentare Nunzia. Mi stanno rompendo le balle tutti i giorni per la prossima riunione dell'11 di. Vogliono il Movimento 5 Stelle alla nostra prima convention nazionale, 11 aprile a Ferrara. L'unica cosa che io potevo dire è di fare rete, di fare un muro umano, di fare un muro umano quando vengono a pigliarti la casa. C'è stato Scicli, giusto? Hanno ritardato di 3 mesi. E quindi avevamo pensato di fare un video per dire cosa fare, cioè spiegare cosa fare in caso di necessità. Adesso lo facciamo vedere, sono stati i ragazzi di Scordia.
che hanno voluto dare questo contributo. Grazie. Piccolo crash.